Ben ritrovati dalla redazione di GRP con il nostro trio giornale sulla provincia di Cuneo, riguardo la provincia granda. Furto sventato alcune sere fa nel Cunese a Mondovì. L'intervento dei carabinieri è arrivato in seguito alla segnalazione di un uomo che aveva notato la presenza di un'auto sospetta. Ha neutralizzato le intenzioni di due eh, sinti italiani residenti nel campo nomadi di Cuneo. Alcune sere fa, personale dell'aliquota radiomobile della compagnia di Mondovì, impegnato nei controlli preventivi finalizzati al contrasto del fenomeno dei furti nelle abitazioni, traeva in arresto due sinti italiani entrambi residenti al campo nomadi di Via del Passatore di Cuneo, un trentenne ed un ventiquattrenne, resisi responsabili di duplice tentato furto aggravato in abitazione e di resistenza a pubblico ufficiale. Da novembre, in Mondovì, sempre con lo stesso modus operandi e nel medesimo arco orario, sono stati perpetrati e tentati circa una trentina di furti in abitazione. Da circa un mese e mezzo l'attenzione degli operanti si focalizzava anche con servizi in abiti civili. In un determinato contesto e nella suddetta serata, l'attività ha avuto esito favorevole. Tutto nasce dalla preziosa chiamata di un utente sul 112 della locale centrale operativa dei Carabinieri che segnalava la presenza nella zona di una vettura di colore grigio metallizzato, una Seat Leon nuovo modello, con delle persone a bordo che si aggirava soffermandosi in maniera sospetta nei pressi delle abitazioni. L'intervento di due pattuglie era fulmineo e permetteva di localizzare il mezzo dal quale i due occupanti, visti si scoperti, si davano alla fuga per i campi. I due venivano presi al volo dai militari e verso questi ultimi opponevano strenua resistenza, aggrendendoli fisicamente e provocando loro alcune lievi lesioni. I soggetti venivano trovati in possesso di vari arnesi da scasso, spray urticante da usare in caso di brutti incontri con cani da guardia, radio ricetrasmittenti e berrettini dotati di lampade LED frontali. Ancora una volta il senso civico, la cultura dell'autotutela delle proprie comunità. Risultano le uniche forme vincenti di collaborazione tra cittadino e forze dell'ordine, nel contrastare i fenomeni criminali, in particolar modo quelli di questo genere. Sono in corso ulteriori approfondimenti per valutare l'eventuale responsabilità degli arrestati in merito ai furti commessi negli ultimi periodi nell'ambito sopra menzionato e nei comuni di Mondovì, Vicoforte e in quelli limitrofi, lungo la direttrice per Cuneo. Prendiamo impegni con scadenze certe che poi manteniamo, tutto è verificabile, ne siamo orgogliosi. Queste le parole di Federico Borgna, presidente della provincia di Cuneo, al termine della conferenza d'ambito territoriale che ha varato il cronoprogramma che porterà alla nuova gestione del ciclo idrico integrato nella Granda, nel servizio i dettagli. Prendiamo impegni con scadenze certe che poi manteniamo, tutto è verificabile e di questo siamo orgogliosi. Così il presidente della provincia, Federico Borgna, ha commentato l'esito della conferenza d'ambito territoriale ottimale numero 4 Cuneese, che si è riunita a Cuneo nel palazzo di Corso Nizza lunedì 28 dicembre per varare il cronoprogramma 2016. Sono gli adempimenti che porteranno alla gestione del ciclo idrico integrato nella Granda, affidata ad un'unica società a partecipazione pubblica in vista della scadenza delle attuali gestioni nel 2017. Entro dicembre 2016 ci sarà la nuova società pubblica provinciale e il cronoprogramma fissa date certe anche per la definizione di tale società. La tempistica prevede già dai mesi di gennaio e febbraio i bandi per l'affidamento di incarichi civilistici, legali e amministrativi: oltre a ricerca e analisi dati, revisioni delle tariffe e programma di interventi, bando per incarico di redazione, piano d'ambito e ricerca di criticità, e nuovi lavori a partire dalla segnalazione dei sindaci. Dal prossimo aprile partirà la valutazione delle implicazioni legate alle cessazioni delle attuali gestioni, oltre allo studio della nuova società, mentre da maggio sono previsti lo statuto e l'atto costitutivo della nuova società, il trasferimento di beni e personale, la verifica della bancabilità, la procedura di VAS, valutazione ambientale, per programma di interventi del piano dato, oltre alla valutazione del modello gestionale. A settembre le tariffe. La consultazione dei componenti dell'assemblea generale e la conclusione del piano dato. L'assemblea ha anche approvato il bilancio di previsione 2016, il cui budget è di 4.950.000 euro con un conto previsionale 2017-2018 in ipotesi di avanzi di gestione. Entro il prossimo anno sono quindi in programma la ricognizione delle criticità del sistema idrico, gli interventi per risolverli, un piano economico sostenibile con le tariffe attuali un nuovo modello organizzativo. Si è concluso con le finali dell'Epifania il 17° trofeo Città di Cuneo, tradizionale appuntamento dedicato al calcio giovanile cunese. Grande successo per quello che ormai è un appuntamento fisso dell'inverno nella Granda. Si è conclusa con le finali disputate nel giorno dell'Epifania, la diciassettesima edizione del trofeo Città di Cuneo Memorial Alfredo Rosso, torneo di calcio a 5 dedicato ai più piccoli, diventato ormai un appuntamento tradizionale dell'inverno sportivo cuneese. Ben 182 le gare andate in scena presso la palestra sportarea di Borgo San Giuseppe a partire dallo scorso 21 dicembre, una grandissima festa dedicata interamente allo sport che Ha visto impegnati sul parquet ben 812 calciatori in erba nati tra il 2003 e il 2009. A prevalere nella categoria Piccoli Amici 2009 è stata la formazione del Pedona Bianco, che nella finalissima ha avuto la meglio sul Bisalta, autore comunque di un'ottima partita e ha resosi solamente ai calci di rigore. Pedona che ha fatto il bis centrando la vittoria anche nella categoria Mini Pulcini 2008. I Borgarini, nella finalissima, hanno battuto la Virtus Mondovic con il punteggio di 5 a 2. Derby tra le due formazioni della Caraschese iscritte nella categoria Pulcini 2007. La formazione nera si è imposta per 3-1 su quella bianca, aggiudicandosi il trofeo. Esulta il Pedona nella categoria Pulcini 2006. I bianco-blu centrano la vittoria, battendo per 2-1 l'Azzurra nella finalissima. Olmo vincente nella categoria Pulcini Senior 2005. I grigiorossi si prendono il trofeo, battendo per 2-1 il Caraglio nell'ultimo atto. Vittoria della giovanile Centallo nella categoria esotica 4. I rossoblu nella finalissima dell'Epifania hanno sconfitto il Pedona bianco con un secco 3-0. Il nostro riepilogo si chiude con gli esercizi 2003, categoria nella quale a sorridere è stato il Valle Maira, al termine di un'equilibratissima finale contro il Valver Menagna, conclusa sull'1-0. Va così in archivio un'altra edizione di questo must dell'inverno sportivo cuneese, una rassegna caratterizzata dalla grande correttezza. 0 ammoniti e 0 espulsi nelle 182 gare disputate. Una ciliegina sulla torta, insomma, per un torneo come sempre ottimamente organizzato dall'Axi. Ecco, quanto è difficile organizzare questo torneo? Eh, Ci impegna molto, si parte già dall'inizio dell'autunno. Dell L'impegno è molto gravoso, però... Alla fine siamo ripagati. Si parte dal 2007-2008 mi pare. Partiamo no? con le, il mini calcio, con i ragazzini del 2009 addirittura, sì. fino ad arrivare agli esordienti del 2003. Abbiamo dato proprio questa, questa valenza di dare più spazio ai bambini piccoli. Prima, fino a qualche anno fa, facevamo addirittura i senior, non li facciamo più, anche i giovanissimi. Preferiamo dare spazio ai bambini perché... Abbiamo constatato che c'è più entusiasmo. Torna in campo ancora Sport per il primo impegno del 2016 il cuneo di Mister Salvatore Iacolino che aveva chiuso il 2015 con due sconfitte. Domenica davanti al pubblico amico l'occasione per il riscatto contro la Cremonese. Le sconfitte contro Pordenone e Renate avevano per certi versi guastato le vacanze di Natale del cuneo. Che aveva rallentato la corsa dopo due mesi condotti a ritmi vertiginosi e diverse giornate trascorse a ridosso delle prime della classe del girone A di Lega Pro. Ora, mandata in archivio la sosta invernale, per i biancorossi arriva una nuova occasione per il riscatto. Nella prima uscita del 2016, i ragazzi di Iacolino avranno di fronte una delle compagini più blasonate e ricche di storia dell'intero raggruppamento. Sul Prato del Paschiero, domenica alle ore 14, arriverà infatti la Cremonese guidata da Fulvio Pea. Crocevia importante per il Cuneo, incontro che darà indicazioni importanti sul prosieguo del campionato dei biancorossi. I grigiorossi, in classifica, affiancano il Cuneo a quota 22. In paglio, oltre ovviamente ai tre punti, ci sarà un po' di tranquillità per le settimane che verranno. In quelle appena trascorse, invece, in casa biancorossa si sono registrati alcuni addì. Hanno infatti salutato la società di Corso Monviso, Hernan Garin, attaccante argentino che ha fatto ritorno in patria, e Alex Ferrero, giovane difensore che è invece è stato ceduto al Monza in Serie D, congedo anche per il senegalese Tiao. Il giovane centrocampista arrivato in estate non è riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato ed è rientrato al Torino, in vista con ogni probabilità di una nuova esperienza in prestito. Sul fronte arrivi per il momento non si registrano movimenti, ma solamente un interesse, quello per l'attaccante classe 1992 scuola Juventus Alberto Libertazzi, in questo primo scorcio di stagione a Siena. I ragazzi di Iacolino però non possono farsi distrarre dalle sirene di mercato. Domenica arriva la Cremonese per ripartire dopo due stop consecutivi. Ancora una notizia di cronaca, due giovani donne di origine marocchina sono state denunciate dai carabinieri di Savigliano nel Cunese per lesioni, minacce e ingiurie. L'episodio è avvenuto di fronte ai cancelli della scuola del piccolo centro di Scarnafigi. Probabilmente per motivi di gelosia le donne hanno iniziato a insultarsi e poi a prendersi a schiaffi e a pugni. Il tutto di fronte a numerose mamme e alcuni bambini all'uscita da scuola. Una delle due ha anche riportato lesioni guaribili in sette giorni. Per ora è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento con JRP.